Ciao a tutti amici e bentornati in Zombie, siamo ancora qua, mi raccomando, pollice in su se vi piace la serie e andiamo avanti esattamente là dove l'avevamo lasciata, pochi fronzoli e tanto gameplay per noi. Oh cacchio, attenzione, c'era un passaggio qua, ok, fermo. What? Meno male che ho visto il passaggio lì. Barattoli. Scommettete che qua siamo dalla parte opposta della porta di lì? E c'è... Qua c'è i segni, ma non ci sono codici decifrabili. Amico, devi stare tranquillo e non fare casino. Ok. Ora. Vediamo anche questa. Là c'è una cassetta che mi servirebbe un po'. Un bel po'. Soprattutto se devo... Qua abbiamo segnali ultimi. Soprattutto se devo portare il culo a casa in questa missione qua, giusto per... Ecco, questo possiamo finirlo così. Qua. Questo è morto, ma... Sono pezzi di legno che ci servono... Ovviamente per barricare le porte. Qualora ci fossero stati tanti zombie lì, avrebbero fatto comodo. Oh, qua ci serve un codice. In realtà qua c'è la stanza. Cioè, vedete qua? È riportato un codice, ma non si vede. Vedete, è il solito cifrata che non si capisce una ceppa. Qua poi guardate. Cioè, questo è una cosa veramente fatta male. Là c'è il simbolo dei corvi, guardate. E nella mezza parete c'è anche qua. Veramente fatto male. Proprio fatto male, male, male sta roba qua. Cioè... Neanche la texture giusta, veramente. Va bene. Ma non è che ci interessa sta cosa, però, insomma. Sono cose brutte da vedere. Allora, bene. Prima qua. Tirachete. Ah. Ok. Io qua farei una cosa tipo questa. Innanzitutto lancio questa qua. Quelli sono tutti lì per sicurezza. Poi gli lancio una di queste. Se ne è salvato uno. Se ne è salvato uno. Però abbiamo fatto una bella... Cavolo, quasi finita la torcia. Stiamo per rimanere al buio. Ok, facciamo rapida... Questa è la porta che dall'altra parte è chiusa. E qua sparisce il segnale. Ok, allora, un attimino che... Ricarico un attimo, intanto vado a vedere un po' nell'inventario se... Cioè, di sistemare un po' le cose. Allora, uno, due... Facciamo questo qua, quanti colpi? Tre... E quattro. Uno, due... E ricarichiamo. Tre... E ricarichiamo, così siamo pronti all'azione, perché sennò... E 4. Perfetto. Ok, possiamo andare.
Allora, qua possiamo usare il C4. Qua ci sono dei radar che non ci permettono di usare il nostro radar. Qua la porta è chiusa, ma dovrebbe essere questa stanza qua. Ok, qua c'è un pronto soccorso. E qua Sarà dura rimpiazzarti. no! Perché me ne sono accorto dopo? Perché? No! Cioè, quei zombie lì li odio. Li ho visto dopo. Cioè, l'ho visto dopo che era quello. Cioè, mi è venuto istintivo farlo e purtroppo. Che poi non è che lo prendi nella bombola, lo prendi in testa, però. Vabbè. Ok, amici, ci siamo. E credo che non dovremmo avere grossi problemi a riprenderci le cose. Infatti, eccola qua, la nostra amica. Che purtroppo ci ha lasciato. Purtroppo. Maledetto quello zombazzo lì del cavolo. Ma io mi chiedo di questi qua. Oh, possiamo romperli. Fantastico. Era quello che volevo. Ok, qua. Riorganizziamo velocemente l'inventario. Allora, questo qua è il numero 1. Il 2 è perfetto, è già giusto. Il 3 facciamo questo. Il 4 facciamo questo. Benissimo, vai. Allora, qua non si può passare. Scaffale vuoto. Ok, si deve andare di qua, però qua c'è un posto. Questa è chiusa, perfetto. L'unica via sembra a questo punto questa. Mettiamoci in copertura. Bel botto che fa arrivare tutti gli zombie dell'Inghilterra praticamente, visto che è ambientato a Londra. Out of order, fuori servizio. Ok. Qua ce n'è uno morto. È pure imprecato questo zombie. L'avete sentito? E muori, signorina. Ok. Ma è comunicante questo. Ah no, la parete. Ok. Ok, allora. A questo punto. Potenziamento. Interessante queste cose. Ok, l'unica via sembrerebbe questa qua, che però non si passa da qua. Quindi a questo punto, da dove cavolo passiamo? Da dove cavolo passiamo? Possiamo assicurare la porta del cesso. Una volta che siamo al cesso possiamo assicurare la porta. Che roba mastodontica veramente. E la nostra avventura continua. Dove? Qua. Noi dovremmo andare qua. C'è anche un buco qua che. Però non possiamo andarci. E anche qua non possiamo andarci. Ah, però qua sì, c'è un'arrampicata, mi pa. Ah no, cioè accovacciati. Ah, il passaggio lì, accovacciati. A meno che c'è qualcosa. Niente. Cioè, questo nostro amico qua non è che ci può aiutare, no, eh. Fottuto cane. Che non è altro. Allora, questa è la zona dove arrivavamo. Che poi siamo passati di qua. Se vi ricordate, eravamo passati di qua. Vediamo se abbiamo lasciato indietro qualcosa. Ma non credo. Qua c'è il solito cosino del cavolo. Lì c'è la porta. Qua ci sono le assi. Sì, va bene. Possiamo anche prenderle volendo. Non è che ci servono a qualcosa. Questa è aperta. Qua c'è il codice da inserire, ma non si sa. A meno che in questa zona qua. No. Vabbè, abbiamo hackerato quello.
Comunque prima non era stato hackerato. Cioè un passo avanti è stato fatto in effetti. Non abbiamo il codice, però abbiamo hackerato qualcosa. Non è che hackerandolo si vede quel codice adesso? No. E non si capisce neanche il codice. Tra l'altro, di solito c'è quell'icona col messaggino, no? Vi ricordate? Quell'icona col messaggino da poi quel codice del cavolo. E non sappiamo. Non sappiamo. No. C'è uno spingi qua. C'è qualcosa di nascosto qua. Fottuto. C'è qualcosa di nascosto. Allora, qua si va da qualche parte. Non si sa dove. Qua si va giù. Quindi, due strade. Una l'abbiamo lasciata anche là. Qua apriamo. Vediamo dove cavolo siamo. Qua mi sa che ci siamo già stati. C'è una porta aperta. Ah, ok. Ok. Ok, ah, dietro i bidoni qua. E che cavolo li vedeva che c'era una via. Quindi la via da fare è quella praticamente, che è esattamente, e tra l'altro in direzione proprio. Qua c'è addirittura la casa. C'è uno shortcut verso la casa qua. Eh sì, è un fottutissimo shortcut verso la casa. Quindi possiamo andare a salvare. Fantastico, amici, fantastico. Tutto ciò è fantastico. Perfetto, io vado subito a salvare. Che cavolo è? Rifugio, rifugio. Rifugio, salviamo e proseguiamo. Così almeno abbiamo il salvataggio lì. E lo shortcut, è importantissimo. Lo shortcut è una cosa veramente fondamentale in questo fottuto gioco dove si muore ogni 4 secondi per colpa, questa volta colpa mia, le ultime volte. Però era successo anche con quei fottuti zombie, se vi ricordavate, che non si riuscivano ad ammazzare quei maledetti zombie. E poi questo fottuto che continua a parlare, adesso non ha parlato per fortuna, ma so che vuole parlare quel fottuto. Ora torniamo lì, andiamo avanti, perché qua bisogna assolutissimamente capire un po' che situazione siamo qua alla chiesa, perché la chiesa non so perché, ma ok, qua abbiamo una giardini San Giorgio, catacombe della chiesa. Catacombe della chiesa. Ok, questo è lo shortcut qua. Qua abbiamo il nostro tizio paffutello. Qua è sempre il tipo tizio paffutello. Quindi siamo nelle catacombe, bene. Quindi andiamo nelle catacombe. Se quella è caduta. E questa anche. Mamma mia, stavo cadendo giù. Ok, stiamo tranquilli. Ok, direi che dobbiamo passare di qua e poi salire di qua. Ok, stanno cadendo tutti lì. Quello se la sta prendendo col muro. Ok, va bene. Dobbiamo essere più precisi possibili, ok. No! Fottuto, si è mosso. Va bene. Ah, si fa pure male. Fottuto. Calma, signora. Si calmi, signora. Si calmi, signora. Tieni Verrucida. Questo era vivo. Questo no.
Ok, siamo nella melma delle catacombe. Siamo nella fottuta melma. Per non dire nella fottuta merda. E qua bisogna... Faccio una rapida ispezione per capire se... Forza, lo zaino quello. Che cavolo è successo? Ok, direi che l'unica via sembrerebbe apparentemente questa. E noi la prenderemo. Siamo nelle catacombe della chiesa. Cioè, adesso io non è per... Ah, e qua torniamo qua. E che cavolo... Cioè, qua torniamo qua. Qua ci sa... Sì, infatti, arrampicati. Qua c'è la corsa, ma di qua non possiamo andare avanti. Qua c'è un non c'è un arrampicati. Qua sì, ok. Perfetto, potevamo fare così ed evitare i mostri. Questo cade qua. Adesso diamo una mazzata. Così, giusto per... Cioè, escono da qua. Oh. Via. C'era anche una salita lì, eh. Quindi bisogna stare un po' più attenti qua, perché... Insomma, non è... Ok, c'è spazio di lì. Spazio di qua. Là. Proiettili, fanno sempre comodo. Cassata vuota, ovviamente. Beh, vuota, vuotissima. Non vuota, vuotissima. E qua... Ora che siamo qua, vi dico che per questa puntata è tutto, andremo avanti nella prossima puntata. Mi raccomando, come al solito, un bel like per far continuare la serie, commentate, condividete il video. Da Amorus è tutto, ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti.